Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi c'è un argomento molto molto particolare da trattare, ragazzi, perché Yaya Touré si svincolerà a fine anno. E la cosa prima, proprio la prima cosa, la cosa prima, anzi, mi ha detto, come sempre, l'articolo di OneFootball qua che mi aiuta nelle mie analisi. Io, ragazzi, veramente con OneFootball ho trovato la felicità finale, perché veramente ho trovato il paradiso, perché cioè mi aiuta in tutto e per tutto. Guardate, poi leggete mentre faccio questi video. Allora, Yaya Touré, ragazzi, si svincola a fine anno. Su quest'articolo praticamente ho trovato di tutto. Ho trovato quanti anni c'ha, quante presenze ha fatto, chi ha vinto col Manchester City, Ndova, chi ha, cioè Ndova ancora non si sa, però insomma, chi ha detto che andrà via, che ha detto lui, da che c'ha. Io non ho dovuto fare nessuna ricerca, ho detto mamma mia che cosa bellissima, c'è tutto. A parte questa cosa, a fine anno Yaya Touré lascia il Manchester City, ragazzi. 8 anni di Manchester, 3 campionati vinti, una FA Cup vinta, 2 coppe di Lega vinte. Ragazzi, fra l'altro va detto anche che Yaya Touré è proprio il principio del Manchester City forte. È quello che ha dato il via, perché poi vi ricorderete, insomma, è stato uno dei primi grandi acquisti del Manchester City. Presero anche Edin Dzeko tra i primi, presero anche Mario Balotelli fra i primi. E diciamo che tra tutti quelli che poi sono andati via è rimasto solamente Yaya Touré e poi Art, che comunque se n'era andato poi l'anno scorso, quindi insomma Art era stato proprio l'unico rimasto da prima dei sceicchi. Yaya Touré è comunque stato uno dei primi acquisti, lo ha detto Guardiola, ha detto l'anno prossimo Yaya Touré non giocherà più con noi, andrà via, andrà in scadenza di contratto e se ne andrà. Yaya Touré, ragazzi, io l'ho visto come un giocatore chiave per quasi tutte le stagioni, cioè io penso di aver visto molto meglio Yaya Touré adesso che nelle stagioni precedenti. Credo che al Manchester City noi abbiamo visto il miglior Yaya Touré della sua carriera, cioè nonostante una posizione che non lo portava ad essere il centravanti, perché centravanti non era, ma nemmeno un giocatore prettamente offensivo, segnava come un cane, era il giocatore che andava praticamente più in gol fra i giocatori non centravanti, quindi insomma tanto di cappello per Yaya Touré. Ha trovato qualche difficoltà con Guardiola, che prima l'ha messo fuori squadra, poi lo ha iniziato a far giocare, mi pare ha fatto una quindicina di presenze, ma comunque con il contagocce, ragazzi, perché Guardiola non ha mai veramente fatto giocare seriamente Yaya Touré. C'è da dire però che quando poi l'ha fatto giocare, Yaya Touré ha regalato vittorie e prestazioni ottimali, ha fatto anche qualche gol, quindi insomma parliamo di un giocatore che è vero, sì, Guardiola l'ha messo alle corde, però è pur sempre un giocatore per me infinito. Adesso c'ha 34 anni, quindi mi fa pensare questa cosa all'America, alla Cina, però mi fa pensare anche ad un'altra cosa. Allora, il discorso qual è? L'età, ragazzi, è elevata, però non troppo, cioè per me a 34 anni un anno e mezzo buono lo puoi ancora fare. Lui 34 anni li fa adesso, finisce la stagione, quindi insomma lui c'ha tutti 34 e tutti 35 anni per fare due stagioni, fa due stagioni che c'ha 34 e 35 anni, quindi fino a 35 anni ce li hai, che giochi ad alti livelli, per me 2 anni li puoi ancora fare, specialmente uno come Yaya Touré, che comunque è un giocatore per me infinito. Ragazzi, quest'anno ce l'ha dimostrato, giocava ogni tanto Yaya Touré e spaccava tutto, cioè è riuscito magari a giocare 20 minuti qua, 20 minuti là, in quei 20 minuti faceva doppiette su doppiette, giocatore veramente clamoroso. Fra l'altro può giocare a centrocampista, che poi è il suo ruolo primario, mediano, trequartista, è un tuttocampista, veramente può fare davvero tutto, e per me potrebbe essere un giocatore veramente d'oro anche per squadre che adesso cercano giocatori d'esperienza. Io, ragazzi, ribadisco, è illegale a livello di ingaggio, quello va detto, è illegale, perché per chi non lo sapesse, Yaya Touré è il giocatore che prende di più, ed è per questo che probabilmente il Manchester City non gli ha rinnovato il contratto. Perché, ragazzi? Perché ovviamente Yaya Touré non è il giocatore centro del Manchester City, è un giocatore fantastico, cioè adesso fossi Guardiola l'avrei tenuto, ma non a quelle cifre. Yaya Touré è il giocatore che guadagna di più al Manchester City, di più di Aguero, di più di Sterling, di più di De Bruyne, di più di qualunque giocatore, qualunque, nessuno guadagna quanto lui, guadagna 11 milioni l'anno, c'ha un ingaggio, ragazzi, da top player, ok? Ora, io non so, nessuno te li dà 11 milioni, cioè io penso se lui adesso andasse dal Bayern Monaco, non te li dà, il Paris Saint Germain non te li dà, perché Yaya Touré adesso non può fare il titolarissimo in una squadra che punta per forza alla vittoria della Champions, potrebbe farlo in una squadra che punta magari a qualcosa di meno. Io, ragazzi, lo vorrei Yaya Touré. Certo è che se volesse venire da noi, Roma, si dovrebbe tipo diminuire l'ingaggio a 2 milioni l'anno. Voi direte, ho capito, sai che vuol dire passare da 11 a 2? Sì, ragazzi, ma so anche che vuol dire passare da 4 milioni l'anno, Borriello, a
400.000 euro con il Cagliari, dalla Roma al Cagliari. Perché prendeva 4 milioni l'anno? Perché 7 anni fa a Roma gli avevano fatto un contratto della Madonna, gli Ayatollah hanno fatto un contratto di 6 anni a 11 milioni l'anno. Adesso ovviamente se, ne risentono a 30, a 33 anni, 30, 34 anni quasi fatti. Quindi capite bene, ragazzi, che ora gli Ayatollah deve trovare un'altra posizione. Se gli va bene, un'altra sistemazione. Se gli va bene in Europa, dove conta, dico io, 3 milioni glieli danno. Se vuole mettersi in gioco, a Roma c'è spazio. Io me lo prendo come il pane. Per me, ragazzi, è oro. Fra l'altro, la Roma è una squadra che ha appena fatto la semifinale di Champions. E quindi, magari portandogli queste statistiche davanti, ci potrebbe anche pensare. Qualora ci dovessimo qualificare alla Champions, poi staremo a vedere come andrà. Qualora, perché questo video quando lo registro siamo terzi, ma mancano ancora 3 giornate, quindi qualora dovessimo qualificarsi alla Champions, poi vedremo come avrà, come avrà, non mi capite perché ho detto come avrà, come andrà. Perché? Perché volevo dire, la Juventus, ragazzi, con questi giocatori trentenni o ultra trentenni, ci cioè si è costruita un progetto solido. Pirlo, che non lo voleva più nessuno, Khedira, Evra, Dani Alves, Barzagli pagato 500.000 euro, è diventato il perno centrale della difesa della Juventus, Tevez, che dicevano ma dove vai con Tevez, ormai è vecchio, si è visto, è venuto qua, praticamente ha conquistato tutto. Ma anche alla Roma comunque Keita ha fatto molto bene, Kolarov ha fatto molto bene. Io, ragazzi, gli Agliatori, se viene qua 2 milioni l'anno, 2 anni glieli do volentieri. Se guadagna 4 milioni a 36, a 35 anni, 30, quasi 36, vai dove te pare, vai in Cina, vai in America, te pagano benissimo, ragazzi, te pagano benissimo perché sei gli Agliatori. Però, ragazzi, io vedere gli Agliatori a Roma e cominciare a cantare ya 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 Ture, per favore. Portatemela a Roma, portatemela a Roma, sono già fomentato. È impossibile, ragazzi, però se vogliamo costruire un progetto solido, se vogliamo continuare sotto questa falsa riga di Roma sempre meglio ogni anno, dobbiamo per forza portare a Roma degli individui d'esperienza. Quest'anno De Rossi è stato uno dei migliori in Champions, uno con quelli che ci hanno avuto più codi, quelli che ci hanno avuto più cori, c'ha 36 anni De Rossi, ragazzi, c'ha 36 anni. Non sembra, non sembra, io non so se mi sembra più vecchio fisicamente Strootman o De Rossi. A me non cambia l'età anagrafica, a me cambia quello che dà in campo. 2 milioni l'anno. Magari non trova nessuno e magari viene da noi. Dai, ya 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 ya